Tornano le giornate della vista della Fondazione One Sight Essilor Lux Ottica Italia, iniziativa che offre accesso a visite oculistiche gratuite a persone indigenti e occhiali da vista dove necessario. Fino al 26 gennaio, presso il Palazzo delle Esposizioni Ex Stack in Piazza Matteotti a Catanzaro, oltre 600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti messo a disposizione da Vincenzo Scorcia, professore ordinario di oftalmologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia del Università Magna Grecia di Catanzaro. Lo spazio ospiterà una clinica oculistica e un laboratorio ottico attrezzati per effettuare visite oculistiche complete. La clinica oculistica è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e dell'assessore regionale alle politiche sociali Emma Staine. Il comune di Catanzaro ha patrocinato l'iniziativa, che è stata realizzata anche con il supporto di importanti associazioni quali la Comunità di Sant'Egidio, UNHCR, Fondazione Città Solidale, Emmaus Catanzaro, Cooperativa Sociale Atlante, Comunità Progetto Sud, Centro Insieme Caritas, Associazione Eden. La Fondazione One Sight Essilor Lux Ottica Italia comincia le sue attività 2024 a Catanzaro e lo fa con la sua iniziativa più importante, le Giornate della Vista, una clinica oculistica e un laboratorio ottico che viaggeranno in tutta Italia, 10 città in 10 mesi. Questa iniziativa, le attività complessive della Fondazione nel 2023 hanno dato una migliore vista a 17.500 persone e ci ripromettiamo di fare ancora di più nel 2024. Io sono molto orgoglioso che Catanzaro ospiti la prima tappa del 2024 di questo viaggio che è stato ideato dalla Fondazione Lux Ottica e che peraltro oggi fa tappa in un bellissimo immobile del centro storico, che è stato allestito in maniera straordinaria con un laboratorio che sta consentendo a tante persone di ricevere quelle visite che altrimenti probabilmente non avrebbero mai avuto. Dietro di me c'è un cartellone che dice che prendersi cura dei propri occhi rende la vita migliore. Io credo che non soltanto questo, anche prendersi cura delle persone più deboli rende la nostra comunità migliore. Oggi questo stiamo riuscendo a realizzarlo, cioè noi ci abbiamo messo quello che potevamo, ma non possiamo che ringraziare Lux Ottica per essere qui da noi. L'Università ha promosso questa iniziativa insieme all'associazione e sarà disponibile anche per gestire tutte le cose più complicate, quindi partiamo dalle cose più semplici, ma restiamo a disposizione per gestire anche le problematiche più complesse.